Eccoci qui. Allora, buon pomeriggio a tutti. Novità, ci sono io a fare questa prima parte. Mi presento per chi non mi conoscesse, sono la dottoressa Starace, sono una collaboratrice della scuola del Centro Studi Piero Calamandrei. Attendiamo che si collegano gli studenti. Attendo anche conferma che si senta e si vede bene. Buon pomeriggio a tutti e tra poco partiremo con questa nuova lezione, diciamo che più che lezione un po' è una chiacchierata, che riguarda un pochino le tecniche di motivazionali, le tecniche per superare gli esami e i concorsi pubblici. Io do il benvenuto agli studenti in sede, che non mancano mai a questo appuntamento, diciamo, pomeridiano, infrasettimanale. Comincio a vedere le prime persone collegate, mi confermate che è tutto a posto, che si vede e si sente bene. Buonasera Anna, buonasera Ilaria, buonasera Danix. Ok, attendiamo qualche altro minutino che su Facebook si collega qualcuno. E allora, nel frattempo io diciamo procedo con ricordarvi un pochino le nostre attività. Allora, noi siamo, per chi non ci conosce, noi siamo una scuola di formazione giuridica, ci occupiamo principalmente di formazione nel campo giuridico post-universitario, per i corsi di preparazione per l'esame di avvocato, per il corso di preparazione in magistratura e per tutti i concorsi pubblici. In questa settimana un pochino che anticipa la Pasqua, no, ovviamente non ci fermiamo con le nostre attività, facciamo tante attività pubbliche e gratuite e comincio un pochino a illustrarvi quelle che sono le attività di questa settimana a cui vi invito a partecipare e a indicarci la vostra disponibilità di adesione venendo in sede, oppure partecipando online, a partire da quella che sta svolgendo ora, che è un'attività, diciamo, di mera informazione su quelli che sono i bandi in uscita, i bandi che usciranno, i bandi per cui potete già presentare la domanda e quelli che saranno di prossima uscita, per cui già è prevista, c'è cioè una previsione legislativa, a cui vi esortiamo ogni volta a studiare, a prendere già contezza di quelle che possono essere le materie oggetto delle prove per non perdere tempo e per non rimanere indietro nella preparazione, proprio perché a volte la tempistica del concorso è una tempistica molto breve e da quando esce il bando a quando poi escono le prove concorsuali, che sono varie e vaste, c'è troppo poco tempo e di fatto questo non vi consente di poter studiare con serenità, con autonomia, soprattutto quando il bando prevede delle materie troppo vaste, troppo grandi o addirittura più prove. Oltre a questa lezione, che poi naturalmente voi potrete rivedere e risentire illimitatamente sui nostri canali, sul nostro canale Facebook, sul nostro canale YouTube, sul nostro canale Instagram, TikTok, è vero, il canale TikTok non siamo ancora noi. TikTok, e abbiamo un altro appuntamento particolarmente importante a cui vi esortiamo a partecipare venendo in sede domani a partire dalle ore 9, che è una lezione focus sui reati online, una tematica di diritto penale tenuta dal professore avvocato Alfonso Esposito, che si terrà qui in sede, sarà poi anche in diretta su tutti i nostri canali e ovviamente anche questa poi rimarrà su queste pagine, per cui la potrete rivedere e risentire illimitatamente. E poi abbiamo un'altra importante diretta giovedì. Santo, giovedì 28 marzo, a partire dalle ore 21, sui consigli pratici per la preparazione alla seconda prova orale relativa all'esame di avvocato, perché stanno per ultimarsi le correzioni relative all'esame di avvocato che si è tenuto in data, la cui prima prova si è tenuta in data 12 dicembre.
Per cui a breve, insomma, si avranno questi risultati, quindi vi esortiamo a non perdere questa diretta, a capire come sarà strutturata la seconda prova e naturalmente per chi vorrà anche di iscriversi al nostro corso, che come tutti i nostri corsi è a numero chiuso, per cui naturalmente affrettatevi in questa preparazione con noi. Questo, diciamo, questa riguarda la settimana santa, poi naturalmente ci riaggiorneremo subito dopo Pasqua, pronti per le nostre attività, che come sempre sono tante e che vi tengono compagnia un pochino per tutta la settimana. Allora, veniamo a quelli che invece possono essere i prossimi eventi di questo fine marzo, inizio aprile. Vi anticipo che ne sono tanti. Ne sono vari, per cui esorto a prendere contezza di tutto quello che dirò per rimanere sempre aggiornati. Allora, sabato 6 aprile alle ore 10 terremo nuovamente una simulazione relativa al concorso per il Comune di Napoli. La prima simulazione è andata molto bene, abbiamo avuto un grande successo, per cui vi esortiamo a prenotarvi. Per chi volesse partecipare, sia in presenza, venendo in sede, noi ci troviamo a Napoli al centro direzionale, abbiamo una bellissima sede al centro direzionale via Giovanni Porzio e teniamo tutti i corsi qui in primo luogo, in sede fisicamente, come chi ci fa compagnia oggi può vedere. Naturalmente vi esortiamo a venire qui perché comunque seguire le lezioni dal vivo vi dà sempre la possibilità di un po' prendere meglio visione di quello che è il programma, avere un rapporto più diretto con i docenti, con il personale, anche a livello di attenzione, diciamo, c'è maggiore possibilità di lavorare meglio. Però per chi non potesse, perché insomma mi rendo conto che la distanza è tanta, ci seguite in tanti, un po' da tutte le parti d'Italia, se non proprio del mondo, naturalmente siamo attivi sempre sui canali social e quindi potete tranquillamente seguirci su Facebook, su Instagram, su YouTube, su tutti i nostri canali della scuola. Poi, diciamo, il 13 aprile abbiamo un open day proprio per la seconda prova orale. Esame di avvocato a partire dalle ore 10. Il 17 aprile è mercoledì e si terrà nuovamente la lezione come oggi alle ore 14 sulle tecniche per la preparazione dei concorsi pubblici, sempre in presenza, in diretta e poi in differita. Sabato 20 abbiamo l'open day relativo al concorso per ufficio del processo. E mercoledì 23 aprile alle ore 14 c'è sempre la lezione motivazionale sulle tecniche di preparazione tenuta dal professore Alessio Savarese. Allora, vediamo un attimo. Buon pomeriggio a tutti, vi leggo un pochino nei commenti. Buon pomeriggio Filomena, buon pomeriggio Cristian, buon pomeriggio Frank, buon pomeriggio Rosa. Ok, questi diciamo sono i nostri appuntamenti. Noi vi ricordiamo che la programmazione, diciamo, settimanale la leggete anche sulla pagina Facebook della scuola e sulla pagina Instagram della scuola, viene pubblicata, diciamo, come locandina a inizio settimana. Poi naturalmente per rimanere aggiornati, vi consigliamo sempre di seguirci un pochino. E di iscrivermi alla nostra newsletter se volete, insomma, partecipare a tutte le attività gratuite, rimanere aggiornati su tutte le attività della scuola, perché noi procederemo poi a mandarvi delle mail su quelle che poi sono le nostre iniziative. Alla mail centrostudipierocalamandrei@gmail.com. Allora, veniamo un pochino a quelle che sono le attività della scuola, a quelli che sono i corsi che la scuola propone. Siamo una realtà che offre corsi di formazione in ambito giuridico, come dicevo prima, un po' principalmente per chi vuole lavorare nel mondo privato con il corso d'esame di avvocato, che è il nostro corso principale, con il corso per magistratura e poi con i concorsi pubblici.
Per i concorsi pubblici abbiamo, diciamo, quando c'è la possibilità, abbiamo dei corsi attivi, però è sempre possibile se essere seguiti individualmente. Abbiamo, tanti docenti preparati, preparatissimi, che vi seguono nel corso di formazione individuale. Offriamo la possibilità di accelerare i tempi di studio, di metabolizzare quelli che sono gli argomenti più complessi, specialmente questo accade per le materie di diritto amministrativo, per le materie di diritto pubblico, per le materie di logica, che sono un po' le materie cardini di tutti i concorsi pubblici, bene o male, li si ritrova sempre per qualsiasi bando, per mezzo di una piattaforma informatica che vi consente di rivedere e risentire le lezioni. Ecco, la differita, il concetto della differita, cioè che è un po' anche quello un po' metodologico, un po' della nostra scuola, per tutte le lezioni di cui ho parlato prima, per tutti i nostri impegni e appuntamenti, consiste in uno strumento valido perché vi consente. Ce la faccio. No, è boom. Non ti preoccupare. Ecco, bella la diretta. Non Non è ti che spaventa, boh. non ti spaventa. Vi consente di rivedere e risentire tutti gli argomenti di cui noi parliamo e quindi se magari per un calo di concentrazione, per un calo, per una disattenzione, appunto perché viene il terremoto, perché sentite un botto con la sentita Raffaele, perdete qualcosa, siamo Sei sempre. spaventato. Può succedere, Raffaele, può succedere. Allora. Ditemi un poco, quanti di voi ci hanno rivisto un po'? A te ti è mai capitato di rivedere? Ti è mai capitato Devo di finire rivedere? là. No, 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 Ah, rispondi a me. posso stare No, qua a me. Vediamo se si riposto. sente. Allora, credo che un pochino, diciamo, la comodità della differita è che appunto uno poi li possa rivedere e risentire, no? È vero. Sì, certo. Perché appunto ci può essere comunque la possibilità di non stare sempre in linea, di non essere sempre presenti, quindi naturalmente poi uno può ripercorrere quel percorso, ritornare, interromperlo. Diciamo che ovviamente c'è anche la possibilità di fare interazioni come sta avvenendo adesso, commentando la diretta e così interagendo in tempo reale con il docente. Questa è una cosa che succede sempre per i nostri corsi online, come sta avvenendo ora, attraverso una, come se fosse alla fine una realtà virtuale, quindi come se fosse una classe virtuale, cioè il docente si ritaglia un momento per poter interagire e semplicemente leggendo i vostri commenti può interagire con la classe e con il discente, insomma. Ovviamente, diciamo, quando diciamo tutti i concorsi pubblici, noi intendiamo dire la preparazione per tutti i concorsi pubblici, noi intendiamo dire la preparazione sia per i bandi in uscita, che saranno oggetto, diciamo, dell'analisi del professore Savarese che mi seguirà, sia per i bandi che sono in procinto di essere, diciamo, pubblicati in Gazzetta Ufficiale come ufficio del processo tanto atteso come DSGA. Come Regione Campania, per chi come noi insomma risiede in Campania, per INAIL, INPS, che sono tutti bandi, corso dell'Agenzia delle Entrate, area legale che stiamo tanto attendendo, che sono tutti bandi che stiamo attendendo, per cui già è possibile in realtà iniziare a studiare mediante, come dico sempre, uno studio attento del bando che è stato pubblicato in passato, dove bene o male, a linee seppur generali, possiamo capire il legislatore cosa prevedeva per quei determinati bandi e quindi sicuramente quello che dovrebbe esserci per i bandi a seguire.
Quello che vi chiediamo e vi diciamo sempre è questo: non attendete, non aspettate, perché questo tempo di attesa non torna più. Nel senso che questo tempo di attesa, che vi sembra anche a volte infinito, come per esempio sta succedendo per ufficio del processo, che lo stiamo veramente attendendo da 2 o 3 anni, è un tempo utile per colmare tutte quelle lacune di materie, di macro aree come il diritto penale, come il diritto penitenziario, come l'ordinamento giudiziario, come i reati contro la pubblica amministrazione, lo stesso diritto amministrativo, in modo tale da arrivare più preparati e più spediti, ovviamente, quando il bando esce, per poter fare quella famosa differenza. Poi in sede concorsuale, parliamo comunque di bandi a grandissimo numero, di bandi sul piano nazionale. Tante volte avete sentito dire questa dicitura. Piano nazionale cosa significa? Significa che non è un bando legato solo a una regione, a un comune, ma è su tutto il territorio nazionale, le cui sedi sono un po' dislocate su tutto il territorio nazionale. Dimmi, Raffaele, vuoi fare No, no, una domanda? no, ascoltavo, ti stavo seguendo, si è sentito Ok, mormorare, quindi no, non ti preoccupare. diciamo che quando parliamo di questi bandi a grandissimo numero, come per esempio anche i bandi che sono usciti, per cui già prepariamo, già abbiamo dei corsi come Maeci, come Ministero della Difesa, cioè non legati, non come per esempio il bando per il Comune di Napoli, che è legato a un comune di Napoli, appunto. Ovviamente la competizione è ancora più forte perché ci saranno moltissimi competitor perché il bando è su piano nazionale. Questo cosa vi consente? Vi consente di spingere un pochino sulla preparazione già da ora, perché naturalmente essendoci una maggiore domanda, la differenza la farete solo studiando e solo approcciandovi con metodo, con qualità al bando e a tutte le materie che saranno oggetto di quel bando. Ovviamente tenendo anche conto quello che è poi il vostro bagaglio, il vostro curriculum, ottenendo dei certificati, come i certificati in lingua, il certificato di patente europea, il certificato EIPAS, i certificati informatici, che vi consentono di fare un po' la differenza dal punto di vista della valutazione del punteggio in graduatoria. Questi, diciamo, sono i consigli preliminari per poter affrontare al meglio la preparazione. Poi, ovviamente, diciamo, è chiaro che nello studio ognuno ha il suo metodo, ognuno ha il suo modus operandi. Sicuramente approcciarvi per la prima volta a un concorso richiede anche una guida, più delle volte, non cioè, può essere problematico. A questo servono questo tipo di lezioni che noi stiamo cercando di fare, a questo serve, diciamo, una preparazione mirata, perché facilmente ci si potrebbe perdere in un mare magnum incredibile con queste materie che magari sono soltanto sono ostiche, sono materie che si ricordano, dove non si è sempre padroni perché non sono il pane quotidiano di tutti i giorni, sono materie tecniche. Quindi, diciamo, per fare in modo che poi non diventi così difficile rispondere alle domande che tanto destano la vostra curiosità, cioè tante volte succede che confrontandoci con voi, si dite: ma quali sono le materie che usciranno? Ma veramente devo studiare tutto questo? Ma che serve studiare tutto questo? No, non si può, se è Allora, qualcosa ragazzi, le di domande dei secondo me è concorsi qualcosa non. di Vabbè, allora, diciamo che le domande dei concorsi non sono una cosa che uno. Cioè, non abbiamo la palla di cristallo, non riusciamo a sapere ora quelle che saranno le domande dei concorsi, naturalmente. Però ecco, esercitatevi, usate i quiz, sfruttate i quiz, sfruttate tutto il materiale che vi viene offerto, perché soprattutto capite la logica sottesa alle varie prove. Perché naturalmente
vi consentirà di potervi organizzare meglio e capire meglio anche nei quiz e nelle esercitazioni che fate quali sono i punti dove peccate, dove la vostra preparazione è proprio scarna, magari quali sono proprio le domande a cui non sapete rispondere, tutto l'errore che fate è una spia, vi deve dare la spia per studiare meglio, per prepararvi meglio, adesso che avete più tempo. Quella è la memoria anche secondo me visiva, no? Ma non cioè, a parte, scherzi a parte, abbiamo sorriso, eccetera, però questa è la memoria visiva, cioè tu quando fai quiz, leggendo più di una volta la domanda, il quesito, tu riesci subito a collegare la risposta, anche se magari la logica non ti porta a quella risposta, però hai fatto l'errore prima, la rileggi la domanda e poi ti ricordi dov'è la risposta esatta. La seconda volta sai che quella è la risposta esatta, Esatto. anziché per esempio per una parola, preferibilmente anziché necessariamente, ma non mi ricordo neanche bene la domanda, sai So che bene luna, arrivare. per esempio, preferibilmente anziché necessariamente, il motivo magari non lo conosci perché è lontano, cioè ti dovresti andare a studiare un manuale, però sai attraverso la memoria visiva che quella è la risposta esatta, ok? Esatto. Allora, è tornato, È tornato. è È arrivato il arrivato, professore, io tornato, sì. lascio la parola a lui, naturalmente. Benissimo, Prego. benissimo. Allora, buonasera a Cosa state tutti, facendo? benvenuti a questa nuova lezione ad oggetto i concorsi pubblici. Ho voluto oggi che la presentazione di tutte le nostre attività e un po' di tutti quelli che sono i nostri corsi lo facesse direttamente una delle nostre responsabili numero uno, oramai famosissima perché la conoscete tutti, che è la nostra dottoressa Starace. Io vi do il benvenuto a questa lezione che oggi, sapete, abbiamo anticipato a martedì perché domani, ricordiamolo, alle ore 9 terremo questa lezione molto interessante, soprattutto per chi deve preparare l'esame d'avvocato e anche il concorso in magistratura, su quelli che sono praticamente i reati commessi online. È una lezione che terremo sia in presenza sia online. Tra l'altro saluto anche i studenti presenti in aula. Buonasera. Buonasera, professore. Buonasera a tutti voi e possiamo procedere a dare lettura di quelli che sono i concorsi che saranno banditi a breve. Accendiamone uno solo perché tutti e due poi diventa una cappa energetica. Allora, proviamo a fare la solita opzione, cioè quella di riuscire a far sì che naturalmente possiate seguire questa diretta anche su Instagram, vediamo se ci riuscirò come ho sempre fatto ogni volta. Maria Rosaria, per favore, detto e non va, allora chiudili. Detto questo, ti ho girato anche dei messaggi, procedi a fare tutto quello che devi fare. Detto ciò, spostiamo un attimo, ecco qua. Allora, vediamo se riusciamo a fare il solito pezzo sulla diretta Instagram, l'altra volta ci sono riuscito, vediamo se ci riesco anche stavolta. Allora, perché siamo in diretta su Instagram, vero? Dalla pagina del centro. Perfetto. Allora andiamo sulla pagina del centro, eccomi qua in diretta. Benissimo. Ok. Invia richiesta. Vediamo, la richiesta l'ho inviata, ma dovrebbe uscirmi qua. Assistendo sempre a queste cose, invia una richiesta di partecipazione al video in diretta centro sui canali Andrei, ti chiedi di partecipare, forse ci siamo riusciti, l'altra volta sul tablet l'abbiamo fatto, eccomi qua, Alessio Savarese inviato, visualizza, trasmetti in diretta con Alessio Savarese, vediamo se ci siamo riusciti, forse ci siamo riusciti, vediamo un attimo, visualizza. Trasmetti in diretta, se non ci riusciamo non fa niente, però l'ultima volta è andata, forse sta andando, vediamo. Allora,
Forse mi devo scollegare da qua. Va bene, allora mi sa che non va. Stavolta saremo solo in... Alessio Savarese, però partecipa invece va. Va. Allora, non fa niente. Questa volta la diretta Instagram sarà per pochi. Mettiamola così. Allora, veniamo subito a quelli che sono i concorsi che sono stati pubblicati. Sicuramente Maria Rosaria vi ha preannunciato tutti quelli che sono gli avvisi di questa settimana, quelli che sono le nostre lezioni. E quant'altro, tra l'altro a breve ci avviciniamo alla Pasqua, quindi tanti auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie, che possiate essere più sereni, più tranquilli e più felici, perché è un periodo ultimamente poco felice, soprattutto per gli avvenimenti a livello mondiale che stanno avvenendo, e quindi io vi auguro tanta serenità, perché la serenità è importante per Dicevo un bel tutto. periodo relativo alla festa, alle feste di Pasqua, non un bel periodo in generale, Certo. come Certo. Detto questo, passiamo a parlare di quelli che sono i concorsi che sono appena stati banditi in questa settimana. E tra l'altro, caro Raffaele, tu che l'altra volta ce l'hai fatto notare, ci sarà anche l'indicazione sull'età. Quindi ogni concorso di cui parleremo, noi diremo quanta età, cioè qual è l'età per poter partecipare o meno. Vi non ricordo. esistono limiti d'età, questo te lo voglio annunciare, fino ai non mi veniva, fino ai 30 anni. Non Esatto. esistono, non esistono, cioè nel senso non puoi dilungarti fino ai 30 anni, dai 3 under, come dire, cioè il limite d'età è 25 anni per accedere alla carica di carabiniere, non esiste un Certo. limite d'età più lungo. Esatto. Allora, noi facciamo in questo modo, Raffaele, oggi facciamo in Come questo vedete, modo. Siccome creiamo anche un vedete? collegamento con gli studenti a casa, le domande stavolta le facciamo proprio alla Alla fine, fine. Darò io uno ok. spazio per le Ti domande e lascio là ti parlare potrai tranquillo, sbizzarrire quando vuoi. giusto? Ok. Allora, buonasera, inizio a vedere già qualche domanda sui prossimi concorsi. Allora, la stessa cosa che ho detto a Raffaele la dico agli studenti che ci stanno guardando da casa o da qualsiasi altro posto del mondo. Ci sarà uno spazio dedicato solo alle vostre domande, quindi io ora vi farò un prospetto generale di tutti i concorsi, quelli che usciranno, le tecniche d'esame, poi al termine di questa lezione procederemo poi a fare quelli che sono praticamente, quelle che sono a rispondere quelle che sono le vostre domande. Quindi già ho visto Marcello che ci chiede qualche novità sul prossimo concorso notarile, Marcello ne parleremo tra poco. Quindi approfittate tutti quelli che siete collegati nel farmi domande su quelli che sono i concorsi. Allora, primo concorso e iniziate anche a prendere nota. Tra l'altro vi ricordo che chi ci lascia le mail sotto a questa diretta riceverà un regalo dalla nostra scuola. La stessa cosa gli studenti in aula dopo riceveranno un omaggio da parte nostra, che è del materiale didattico che vi serve per studiare i concorsi pubblici. Detto questo, il primo concorso è il concorso MAECI 2024 per segretario di legazione in prova. Quanti posti sono messi a disposizione? Sono 50 posti. Qual è il titolo d'accesso richiesto? È la laurea. C'è un limite d'età? Sì, non superiore ai 35 anni. Quali sono le prove? Le prove sono una prova attitudinale, la valutazione dei titoli, una prova scritta, una prova orale e anche eventuali prove facoltative nella lingua inglese che consistono nella somministrazione di quiz. Quindi il primo concorso è proprio questo, è il concorso MAECI, però è un concorso diverso da quello precedente perché è per segretario di legazione in prova, quindi è una funzione specifica del MAECI. A questo, anche sempre questa settimana, si aggiunge un concorso interessante che è quello per 29 posti di atleti categoria VFP24 per l'esercito italiano. La domanda potrà essere presentata entro il 3 aprile 2024, il numero dei posti a livello nazionale sono 29 e il titolo d'accesso è la licenza media. In questo caso abbiamo diverse prove.
accertamenti psicofisici, accertamenti attitudinali e valutazioni dei titoli di merito. Sentite sempre questa parola, valutazione dei titoli di merito, ne andremo a parlare proprio a breve. Tra l'altro, sempre per coloro che ci lasceranno la mail sotto alla diretta, non solo riceverete un omaggio dalla scuola, che è del materiale che vi regaliamo per poter studiare al meglio quelli che sono i concorsi pubblici, ma riceverete anche questo opuscolo che io ho, dove troverete tutti i concorsi in entrata, tutti i concorsi in uscita, ma guardate, con tutte le prove, cioè con la descrizione tecnica di come verrà affrontato quel concorso. Quindi è molto utile questo documento, noi al termine la daremo agli studenti presenti in aula, questo documento, perché all'interno del documento voi troverete come viene strutturata la prova, quali sono le prove, quali sono le materie, quali sono i tempi. Quindi è come se noi andiamo in un certo qual modo a regalare a voi una sintesi del bando, anziché studiarvi 50 pagine del bando, perché la prima cosa che uno va a fare quando escono i concorsi pubblici, basta che prendete questo e noi attraverso questo procediamo poi subito a darvi una sintesi proprio della prova, del concorso e del bando. Andiamo avanti, quindi ripetiamo: concorso MAECI 2024, numero di posti 50, scadenza della domanda in questo caso non l'ho detta perché io non la leggo, vediamo un attimo. Concorso, numero di posti, titolo, età, prove, scadenza della domanda, è una domanda che non scade forse questa qua. Allora facciamo un attimo una ricerca perché io non ho indicato la scadenza della domanda, in questo caso facciamo una ricerca così lo comunichiamo. Invece il concorso per 29 atleti di VFP 24, la domanda scade il 3 aprile, entro il 3 aprile del 2024. Poi andiamo ancora avanti. Ultimo concorso, e questo è molto interessante, soprattutto chi vuole intraprendere la carriera amministrativa, è un concorso per 33 posti di assistenti amministrativi presso il Ministero della Giustizia. La scadenza della domanda. Ok, me lo vuoi segnare su un fogliettino così lo dico. Entro il 4 aprile 2024. Quindi è un concorso indetto dal Ministero della Giustizia, i posti sono 33 e in questo caso il titolo d'accesso è il diploma. Quindi per tutti coloro che sono diplomati e quindi non necessariamente laureati, perché a volte tanti studenti mi chiamano, grazie Rita, tanti studenti mi chiamano e mi chiedono direttore, ma e ci sono concorsi per diplomati? Perché vediamo sempre concorsi dove il requisito minimo è la laurea. Ebbene, ci sono concorsi per laureati e per esempio uno di questi sicuramente è il concorso per assistente amministrativo presso il Ministero della Giustizia, dove diciamo anche quali sono le prove in questo caso. Le prove sono una prova scritta e, oltre alla prova scritta, che prevede la somministrazione sempre di quiz a risposta multipla, ci sarà una prova orale. Però diciamo quali sono le materie oggetto di questo bando, molto interessante, vedo qualche studente in aula che forse è interessato perché questo è un ottimo concorso. Sicuramente tra le materie oggetto della prova ci sono gli assetti organizzativi del Dipartimento della Giustizia Minorile, elementi di diritto penale, elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento in questo caso al procedimento amministrativo. Poi oltre a questo abbiamo anche elementi di diritto costituzionale e poi c'è la lingua inglese e anche l'informatica, che poi bene o male sono quelle che sono le materie che appartengono un po' a tutti i concorsi pubblici. E a riguardo io proprio questo vi voglio dire. Quindi iniziamo ad aprire anche un capitolo su questo argomento. Molto spesso mi si chiede come prima domanda
quando io voglio preparare un concorso pubblico, diciamo, quando voglio preparare un concorso pubblico e quando voglio prepararmi per i concorsi pubblici, quali sono le materie da studiare generalmente? Sono sempre le stesse più o meno, perché i concorsi pubblici hanno una base comune, che sono il diritto amministrativo, il diritto pubblico, inglese, informatica, logica matematica e logica verbale, insieme alla valutazione dei titoli. Ora, se voi avete questa base, che ripeto, diritto pubblico, diritto amministrativo, inglese, logica matematica e logica verbale, voi sarete in grado di riuscire ad avere una preparazione necessaria per affrontare i concorsi pubblici. Perché questa preparazione è la base un po' di tutti i concorsi. Allora mi direte, avvocato, ma come posso preparare un concorso se effettivamente io non so ancora quelle che sono le materie oggetto del bando? Sicuramente voi lo farete in base poi a quello che sarà il bando, ma soprattutto in base al fatto, per esempio, noi nella scuola che cosa facciamo? Noi strutturiamo i nostri corsi prima che vengano pubblicati i bandi, studiandoci i bandi precedenti. Quindi andiamo a prendere, a pescare quelle che sono state le domande oggetto del bando precedente, le materie oggetto del bando precedente e già andiamo a strutturare i corsi. Infatti ci sono tanti concorsi che ora ne parleremo, uno tra tutti perché lo dico sempre, è perché è quello dove abbiamo più richieste e dove ci sarà sicuramente un grande numero di posti messi a disposizione, che è il concorso ufficio del processo. Il concorso ufficio del processo, dove voi potete già prepararvi con la nostra scuola. Noi abbiamo già strutturato un corso di preparazione dove già i nostri studenti stanno studiando le materie oggetto del bando e dove troverete materie diverse, no? Dal diritto amministrativo all'informatica, all'inglese. Infatti, vi vedo qualche studente anche iscritto al nostro corso collegato che saluto. E attraverso questa piattaforma informatica che noi già apriamo a chi si iscrive ai nostri corsi, voi troverete già tutti gli argomenti più importanti schematizzati, suddivisi, con una batteria di quiz, con la correzione da parte del docente che spiega quella che è la risposta esatta e quella che è la risposta sbagliata, più una dispensa globale sull'argomento. Quindi quando uno mi si chiede ma posso prepararmi per un concorso se non è uscito il bando, la risposta è sì. Ovviamente non è che uno si prepara come magari, che ne so, apre il frigo, voglio la cioccolata invece della marmellata, bravo. La cioccolata invece della marmellata, in questo caso uno si prepara, mi fa morire che Raffaele mi dà anche gli input delle risposte, si prepara in base a uno schema, a una logica, che è dettata da uno studio, ma da uno studio che comunque fanno dei professionisti che si affidano a un corso, no? Poi c'è chi può farlo anche da solo, c'è qualcuno che magari si vuole preparare a un concorso, può andare per esempio su internet, si scarica il bando precedente, si va a vedere le materie e va a recuperare le banche dati vecchie. Ma non è semplice perché bisogna comunque prendere il bando, prendere le materie, prendere le domande, suddividere le domande tra gli argomenti più importanti, anche perché non tutte le domande hanno la stessa importanza. E questo è un lavoro che noi già facciamo proprio per facilitare chi ci ascolta e chi decide di prepararsi con noi. Perché io lo dico sempre, come direttore della scuola, il principale vantaggio di un corso privato, ma questo non lo dico solo nella mia, lo dico a tutte, è proprio quello di darvi la possibilità di riuscire a prepararvi nel migliore dei modi, ma soprattutto dandovi già quelli che sono gli argomenti da affrontare. Cioè, voi quando dovete preparare un concorso, non potete mettervi ad aprire un libro, un mattone, eccoli qua, li vediamo oggi, questi mattoni del diritto, no?
che in realtà questi sono anche compendi, però se vi dovessi far vedere dei libri di diritto, voi non potete aprirli e mettervi a studiare il tutto senza avere uno schema, una mappa. E questo ovviamente è il lavoro che fa la scuola. Per questo molto spesso, quando ci sono le lezioni del mercoledì, vedo degli studenti che mi dicono addirittura: avvocato, ma quindi mi posso iscrivere al corso già ora? Sì, tra l'altro chi si iscrive al corso prima ancora della pubblicazione del bando c'è uno sconto anche di 400 euro, mi sembra, sul costo del corso. E tra l'altro, oltre alla piattaforma, poi avrà diritto a partecipare poi al corso vero e proprio, perché noi che facciamo? Una prima parte ve la facciamo studiare sulla piattaforma, ma l'altra parte è online in presenza. Quindi avete la possibilità di seguire con tutte e tre le formule, perché i nostri corsi prevedono tre formule poi alla fine. La formula online, come sta avvenendo ora, ci sono diversi studenti collegati, dopo rispondo alle vostre domande e vi saluto a tutti. Poi c'è la formula della differita, e questo è uno dei più grandi vantaggi per quello che io posso dire come direttore della, grazie Rita, come direttore della scuola. E perché? Perché la differita vi consente di rivedere la lezione che noi stiamo facendo, grazie, tutte le volte che vogliamo, quando vogliamo e dove vogliamo. Cioè, ora questa lezione voi la potete rivedere all'infinito. Basta, ovviamente, come ha detto la dottoressa Starace, seguire i nostri canali social, che io ricordo sempre: la nostra pagina Facebook, Corsi di Formazione Giuridica 2024. Quindi seguite, mettete mi piace, perché una volta che mettete mi piace vi arrivano tutte le notifiche in maniera naturale. La stessa cosa, segui la pagina Centro Studi Piero Calamandrei su Instagram, il nostro canale TikTok Centro Studi Piero Calamandrei, il canale YouTube. Su YouTube trovate il mondo, trovate delle spiegazioni di diritto fantastiche. Pensate che ci sono persone che ci hanno contattato dicendo: avvocato, a noi è bastato solo vedere 2-3 lezioni su YouTube dei vostri corsi e noi abbiamo superato gli esami. Quindi vi invito a vedere il nostro canale YouTube. Ovviamente il vantaggio qual è poi? È che su YouTube noi mettiamo solo una parte degli argomenti principali, ma poi gli approfondimenti li facciamo con i nostri corsi. Quindi su YouTube andate, vedete, andate sul nostro sito, il sito centrostudipierocalamandrei.it, là troverete già proprio come fare la domanda. Cioè, anziché andare a prendere il bando di concorso, basta che andate sul sito e trovate quando si fa la domanda. Quello che vi dico io il mercoledì lo trovate lì schematizzato. Quindi abbiamo degli strumenti che potete utilizzare, che sono fantastici, quindi utilizzateli. Detto ciò, oltre al concorso ufficio del processo, quali sono altri concorsi che stiamo attendendo? Stiamo attendendo sicuramente per i campani il concorso Regione Campania, che questo è un concorso che sarà aperto per diplomati e laureati, dove ci saranno tanti posti messi a disposizione. A questo c'è il concorso poi Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha fatto una nota ministeriale dove ha detto sostanzialmente che ci sarà un secondo bando di concorso. Poi a questo ovviamente si parla anche del nuovo concorso anche INPS e INAIL, che sono concorsi anche molto richiesti. Poi ci sono concorsi comunali e concorsi nelle forze dell'ordine che escono una volta a settimana, noi lo leggiamo sempre. Tra l'altro, a tal proposito, è interessante che voi sappiate come abbiamo deciso di suddividere i nostri corsi nella scuola. Noi abbiamo un'area prettamente giuridica, dove facciamo preparazione per l'esame d'avvocato, sia prima e seconda prova, e anche scuola forense, per coloro che devono avere l'attestazione obbligatoria da parte del Ministero. A questo poi segue la preparazione al concorso in magistratura. Poi ci sono tutti i corsi di aggiornamento professionale, Legal English, GDPR Privacy, eccetera, eccetera, eccetera.
Poi abbiamo tutta l'area di corsi, quella là che riguardano i concorsi pubblici, quindi tutti i concorsi che io vi ho menzionato, Ufficio del Processo, Agenzia delle Entrate, Regione Campania, sono tutti concorsi che potete preparare con noi. Tra l'altro, io ho detto che i concorsi comunali, i concorsi regionali, i concorsi nelle forze dell'ordine, ma nelle ASL, per esempio, i concorsi nelle ASL, noi abbiamo un corso bellissimo, proprio facciamo qua una apriamo una parentesi su questo aspetto. Uno dei corsi più interessanti che la nostra scuola offre è il corso di preparazione al concorso nelle ASL. Perché è molto interessante? Perché i concorsi nelle ASL sono concorsi che generalmente vengono banditi almeno una volta a settimana, ogni due settimane, e sono molto richiesti. Anche qui ci vuole una preparazione specifica, soprattutto sul ramo della legislazione sanitaria, dove la scuola ha proprio un corso specifico e molto dettagliato. E infine, poi ricordiamolo sempre, siamo un polo universitario. E poi, oltre a essere un polo universitario, quindi abbiamo facoltà di lauree come giurisprudenza, come economia, come la stessa psicologia, abbiamo tutta la parte dei master di primo e secondo livello, e infine abbiamo anche una convenzione per il rilascio di corsi, o meglio, abbiamo dei corsi che rilasciano ovviamente delle certificazioni informatiche come l'EIPAS, certificazioni linguistiche come il C2, il B2. Questo è l'aspetto formativo e di organizzazione dei corsi all'interno della nostra scuola. E qui si collega a un argomento della lezione di oggi, cioè la valutazione dei titoli, no? Voi avete sentito più volte, quando io parlavo dei bandi, a ogni bando c'era tra le prove valutazione dei titoli. Che vuol dire sta cosa, valutazione dei titoli? C'era un allenatore portoghese molto famoso che ha vinto tanti scudetti Champions League, si chiama José Mourinho. Lui diceva, faceva questa espressione, zero titoli, no? Perché? Perché? Ti ricordi, Raffaele? Sì. E quindi, ho capito perfettamente. Quindi a cosa ci servono i titoli quando si prepara un concorso pubblico? Voi dovete sapere, questo ve lo dico anche a titolo informativo, non formativo, che con la riforma Brunetta del 2005 c'è stata una variazione nell'accesso alla pubblica amministrazione, perché il ministro Brunetta ha voluto fortemente che chi partecipasse ai concorsi pubblici avesse anche un background di titoli per poter fare la pubblica amministrazione. Sorrido perché secondo me avrebbe dovuto fare la stessa cosa per i politici, sia del Parlamento italiano che dei comuni e che dei consigli regionali. Anziché pensare alla pubblica amministrazione, avrebbe dovuto insistere affinché anche i politici italiani avessero un background di competenze tali per poterci amministrare. Forse magari, chi lo sa, un giorno la propongo io questa cosa. Detto ciò, veniamo a noi. La valutazione dei titoli serve perché è l'elemento che vi consente di avere quel qualcosa in più per superare il concorso. Rappresenta proprio il vantaggio che altri non hanno, perché quando in un bando è richiesto proprio in una voce specifica di avere la possibilità di dover avere determinate certificazioni, quindi può essere la certificazione linguistica, noi abbiamo tanti studenti che con noi si stanno preparando per le certificazioni linguistiche informatiche, quindi l'EIPAS, il B2, il C2, oppure addirittura la parte relativa all'informatica, quindi lo stesso EIPAS, quindi la patente europea, no? Quello che viene più volgarmente chiamato così. E allora, detto questo,
Mi fa piacere, Paolo, che tua suocera abbia fatto la parmigiana e non riesce a stare sui libri, però mi raccomando, la prossima volta cambieremo orario. Detto questo, fate i commenti come fa Paolo, che poi vi rispondo a tutti quanti. Perché è importante che voi abbiate titoli? Perché questo vi consente la possibilità, ripeto, di avere un punteggio in graduatoria più alto e soprattutto di avere la possibilità di usufruire, quando ci sono gli scorrimenti delle graduatorie, di questo punteggio. Perché molti non sanno che in un concorso pubblico, oltre ad avere l'obiettivo principale, cioè quello di superare il concorso, ma è anche quello di riuscire fondamentalmente a raggiungere il punteggio più alto in graduatoria. Io ho visto nella storia della nostra scuola, che oramai è da 10 anni nell'ambito della formazione professionale, come alta formazione giuridica, tanti dei nostri studenti che proprio grazie ai titoli magari non hanno superato il concorso la prima volta, però sono stati successivamente chiamati, quindi assunti, perché hanno preso quelle graduatorie, quindi il loro punteggio che era elevato, per altri tipi di concorsi analoghi o per lo stesso concorso. Voi dovete considerare che quando si vince un concorso, generalmente le prime 100 posizioni, di solito c'è chi rinuncia perché ha vinto altro concorso, c'è chi magari c'è un gap, un errore burocratico. Quindi voi calcolate sempre che più è alto il vostro punteggio in graduatoria e più avete possibilità di superare i concorsi. Per questo noi della scuola facciamo dei pacchetti specifici per chi si prepara ai concorsi. Cioè, chi decide oggi di prepararsi con noi deve già sapere che oltre al corso deve anche fare un corso che rilascia una certificazione, noi lo diciamo sempre. Oppure un master di primo o secondo livello, però quelli sono un po' più lunghi, quindi ad esempio vedo un bel po' di studenti collegati. Ognuno di voi ha in mente un concorso da fare? Qualcuno lo sta già preparando, qualcun altro lo deve ancora preparare? Se il bando ancora deve uscire, avete tutto il tempo necessario anche per prendervi la certificazione. Non arrivate quando esce il bando a fare i corsi che poi vi servono le certificazioni per aumentare punteggio, come la stessa cosa per la preparazione. Non arrivate a preparare un concorso quando fondamentalmente potete farlo prima. Detto ciò, e passiamo poi alla parte dei consigli che io do prima di chiudere la lezione di oggi, e voglio rispondere anche alle domande che sono state fatte, parmigiana a parte, che già ho risposto. Quindi Raffaele, se anche tu avrai delle domande, questo è il tuo momento. Però aspettiamo, diamo precedenza agli amici online, perché tu hai la fortuna di venire in sede. Tra l'altro, ricordavo che oltre alla modalità online e differita, c'è anche la modalità in presenza fisica. Noi ci troviamo a Napoli, nei pressi del centro direzionale. Ricordo sempre che le nostre lezioni sono sia infrasettimanali e il sabato. Tra l'altro, il sabato noi, oltre a fare lezione e quindi a dare la possibilità a tutti di partecipare, facciamolo anche qui uno spezzone importante. Oltre alla possibilità appunto di fare lezione, noi il sabato dalle ore 9 alle ore più o meno 16-17 facciamo lo sportello informativo. Lo sportello informativo che è una novità della scuola di quest'anno, cioè diamo ovviamente la possibilità a chi vuole fare le domande per i concorsi pubblici ad essere seguiti direttamente da noi. Quindi tutte le cose relative alla domanda, allo speed, tutto quello che riguarda un concorso ce ne occupiamo noi, dalle 9 alle 16, ma anche dal lunedì al venerdì. Il sabato principalmente perché troverete proprio tutto il team della scuola che vi accoglierà. Detto ciò, vediamo una domanda. Allora, innanzitutto buon pomeriggio a Filomena, Fabiana, Simona.
Buon pomeriggio a Nicole, buon pomeriggio Marcello, Claudia, buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio al prof Torrese che anche lui è presente. Vediamo anche su Instagram, saluto anche coloro che sono collegati da Instagram. Allora, rispondo alla domanda che ci fa Marcello. Marcello ci fa una domanda e dice: buon pomeriggio, qualche notizia sul prossimo concorso notarile? Allora, caro Marcello, al riguardo ovviamente noi stiamo attendendo la nuova pubblicazione. Sappiamo che il precedente si è tenuto nelle date del 24, il 25 e 26 maggio del 2023. Ipotizziamo che fondamentalmente quello del 2024 dovrebbe essere bandito e pubblicato nelle stesse date. Anche sul concorso notarile, qualcuno mi ha sempre chiesto come mai la scuola non ha avviato un corso notarile. In realtà noi facciamo per la preparazione del concorso notarile, ma anche di altri concorsi, quella che noi chiamiamo preparazione one to one, cioè preparazione individuale. Che cosa facciamo noi? Assegniamo allo studente un docente con il quale il docente prepara insieme allo studente, secondo quelle che sono le modalità e i giorni scelti dallo studente, le lezioni in maniera individuale. Quindi potrà scegliere tra un pacchetto di 10, 20, 30, 40 o 50 lezioni, sempre con le stesse modalità, sia online che in differita. Quindi spero, caro Marcello, di averti risposto. Detto questo, veniamo ora in maniera molto sintetica e poi ci salutiamo e ci rivedremo sicuramente dopo Pasqua per la lezione infrasettimanale sui concorsi pubblici. Ripeto ancora una volta a quelli che sono collegati, scriveteci le vostre mail, perché chi ci scrive le mail riceverete l'opuscolo con tutti i concorsi pubblici in entrata e in uscita, con le materie specifiche e le prove da effettuare, più del materiale didattico che vi offriremo. Tra l'altro vi voglio anche ricordare che la scuola, tra tutti i suoi servizi, ha anche un servizio di convenzione con tutte le librerie per quanto riguarda l'acquisto dei compendi e dei codici. Cosa sono i compendi? L'altra volta abbiamo visto diversi studenti che li hanno acquistati. Claudia scrive, Claudia, ora te lo dico dove scrivere le mail. Le mail la potete scrivere sotto i commenti delle dirette. Quindi chi è su Facebook basta che sotto al commento dove ora è scritto scrivi la tua email. Stessa cosa, diretta Instagram, scrivete le mail sotto alla diretta Instagram. Noi prenderemo le mail che voi ci scrivete e vi invieremo l'opuscolo con tutti i concorsi pubblici sintetizzato, quindi questo vi eviterà di leggervi il bando perché potete direttamente leggere questo, e poi riceverete anche una sorpresa molto utile per poter preparare i concorsi pubblici. Tra l'altro vi ricordo che il concorso MAECI 2024 per segretario di legazione in prova, non l'ho detto prima, lo dico ora, la scadenza è il 6 maggio del concorso MAECI, quindi il 6 maggio, entro il 6 maggio potete fare domanda. Ritornando ai compendi, che cosa sono? I compendi sono delle sintesi precise, dettagliate, di quelli che sono praticamente le materie di diritto. Generalmente noi consigliamo sempre di acquistarli. Io vi consiglio soprattutto questo, dove sta? Non c'è infatti perché se lo sono comprato, che è il compendio di diritto amministrativo, molto utile, perché di solito la materia del diritto amministrativo voi la ritroverete in tutti i concorsi. Chi decide di acquistare questi testi con noi ha il 20% di sconto, quindi ci potete contattare direttamente dalla nostra mail dove avrete tutto il materiale e tutte le informazioni per l'acquisto dei compendi. Vedo che Claudia ha lasciato la sua email, benissimo Claudia, lo dico anche ai tuoi colleghi che ci stanno ascoltando e ci stanno vedendo, chi lascia l'email riceverà appunto un omaggio da parte della scuola. Allora, in maniera molto sintetica ragazzi, io ecco vedo anche che stanno lasciando le mail sotto la diretta Instagram. Bene, Sara ci ha lasciato la sua email. Invito a tutto il team
della scuola a prendere le mail degli studenti che ci stanno lasciando, a contattarli, a dargli sia l'opuscolo con tutti i concorsi, molto utile perché vedete, trovate la data, l'età, le prove, insomma è veramente molto preciso, e poi avrete un regalo per poter studiare al meglio i concorsi pubblici. Quindi invito il team a recuperare le mail, tra l'altro ne approfitto per ringraziare sempre il team per l'ottimo lavoro che fa per la scuola e soprattutto per il supporto tecnico. Tra l'altro ci sarà anche una bella sorpresa che annunceremo dopo Pasqua, un'idea che mi è venuta che sarà molto bella sia per il team che per tutta la scuola Calamandrea e i nostri studenti. Allora, veniamo alla parte legata ai metodi. Questa scuola è famosa per una serie di cose. Una delle principali, che oggi ha fatto sì che la nostra scuola abbia la più alta percentuale di studenti promossi proprio per l'esame d'avvocato, ma anche per altri esami, noi abbiamo una percentuale altissima del 97%, pensate, per l'esame d'avvocato. È proprio perché è il metodo che la scuola dà ai nostri studenti che fa la differenza. Allora mi direte, che cosa avete? La bacchetta magica? Questo è il metodo? No, è un metodo che si basa su poche parole ma tanta pratica, perché noi ci teniamo tanto a far sì che i nostri studenti facciano tantissime esercitazioni, soprattutto pratiche, delle vere e proprie simulazioni, in modo tale che possano arrivare poi ad affrontare l'esame nel migliore dei modi. E allora, quali sono? Bravi, vedo che state lasciando le mail, continuate a lasciare le mail. Quali sono gli strumenti che io come direttore vi suggerisco di adottare? Quali sono i metodi? Io lo dico sempre, alla fine ci sono poche parole, ma queste sono le più importanti. Per poter preparare un esame, un concorso o qualsiasi altra cosa, le parole che voi dovete applicare sono pianificazione, acquisizione, comprensione, rielaborazione e ripetizione. Queste parole sono necessarie e importanti per farvi preparare gli esami e poi soprattutto concludo la lezione di oggi invitandovi anche a lavorare sulla parte emotiva quando preparate gli esami. Iniziate a lavorare su voi stessi, iniziate a fare anche delle vere e proprie esercitazioni attraverso le quali adottate delle tecniche anche di concentrazione, di rilassamento. Ma dico questo non perché voglio fare lo psicologo, faccio l'avvocato, che è più o meno la stessa cosa, ma perché uno dei principali problemi che gli studenti hanno quando vanno a fare gli esami, al di là dell'aspetto della preparazione, è proprio quello emotivo, che quando arrivano a fare l'esame, magari a casa sono preparati al massimo, poi arrivano all'esame e non riescono a rendere. Allora là non c'è il problema della preparazione, là c'è un problema diverso che tocca diversi fattori, tra cui quello mentale, e su questo voi dovete lavorare. Allora mi direte, direttore, ma come lavoriamo? Andando da uno psicologo? No, sicuramente, non estremizziamo, però dobbiamo utilizzare delle tecniche che sono concentrazione, quindi i giorni e le settimane prima di preparare l'esame dobbiamo essere concentrati, rilassamento, non sovraccaricare troppo la mente una volta che è arrivato a quel gap non può andare oltre, e soprattutto poi fiducia in se stessi. Fiducia in se stessi, nelle proprie capacità, con l'obiettivo di superare e affrontare la prova. Con questo io concludo la lezione di oggi. Vedo che comunque state continuando a scrivere le vostre mail.
lo ripeto per un'ultima volta, se ci scrivete le vostre mail noi provvederemo a contattarvi e a inviarvi del materiale in omaggio che riguarda la preparazione dei concorsi pubblici e degli esami. Vi auguro buona Pasqua se non ci sarà l'occasione di poterci risalutare e ovviamente per qualsiasi informazione contattate i nostri canali social o mandate una mail al centro studi Piero Calamandrei @gmail.com. Buona serata.